siamo alla prima serata del FRU, il Festival delle Radio Universitarie. Siamo alle piagge, nel giardino della Facoltà di Veterinaria, e siamo carichissimi. Stiamo ascoltando i gruppi che stanno facendo le prove e soprattutto siamo in compagnia di alcuni ragazzi delle varie radio universitarie che in questi giorni sono ospiti appunto a Pisa, e sono in compagnia di due ragazzi di Uredio, la web radio universitaria di Siena. Ciao e benvenuti. Grazie, ciao a tutti. Ciao, grazie. Allora, voi innanzitutto, ecco, presentatevi, voi chi siete? Allora, prima le donne, grazie. Io sono Valentina, appunto, di Uredio, e la nostra radio è nata non da moltissimo, ecco, un paio d'anni che siamo in attività a Siena, da un'idea appunto scaturita da me e da Daniele. Ciao a tutti. Ciao, benvenuto. All'incirca appunto a giugno del 2010, noi siamo due studenti dell'Università per Straniere di Siena, siamo due studenti comunque fuori sede, io sono di Genova. Io sono abruzzese. Di Teramo. E arrivati qua dopo aver fatto la triennale rispettivamente, insomma, nelle nostre regioni, ci siamo spostati e abbiamo incontrato, insomma, degli studenti con cui era possibile attivare un progetto di questo tipo, e abbiamo deciso di partire, ecco. Quindi è una radio abbastanza recente. Sì, sì. È nata da poco. Esatto, ovviamente all'inizio il progetto ha incontrato i consueti ostacoli, come ogni proposta che parte dal basso. Dani, penso che ti ricorderai bene le nostre prime dirette in solitaria, perché cercavamo un modo per collegare un po' anche i due atenei, perché l'ateneo della Stranieri e l'ateneo dell'Università degli Studi, e quindi tra i vari mezzi che poi ci siamo trovati a cercare abbiamo visto che la web radio era qualcosa di innovativo e che ci piaceva davvero tantissimo, per cui dopo le prime trasmissioni abbiamo anche cercato di allargare pian piano il circolo. E... Ma voi nel vostro palinsesto, ecco, parliamo un po' dei vostri programmi. Sì. Che tipo di programmi ci sono? Che tipo di programmi possiamo ascoltare ascoltando appunto Uredio? Allora, facendo proprio una scaletta molto rapida, abbiamo sia programmi musicali, in particolar modo ci dedichiamo alla musica alternativa, alla musica indipendente, sia italiana che straniera. E abbiamo uno dei programmi di punta, in particolare il programma di musica hip hop, il ragazzo che lo presenta ha contatti con tutto quello che è il rap emergente, organizza anche molti eventi sul territorio. Poi abbiamo programmi di informazione, di cultura, di sport, di cinema, quindi un palinsesto molto ricco, sì, ecco, un po'. Cerchiamo di espanderlo ogni tanto tramite concorsi, in modo da coinvolgere sempre di più gli studenti, che è la cosa più difficile poi. Certo, perfetto. Allora io direi che possiamo mandare un pezzo, in modo tale che stacchiamo un po' e torniamo tra pochissimo, sempre qui nel giardino della Facoltà di Veterinaria. A tra poco! Ed eccoci di nuovo, sempre qui nel giardino di Veterinaria, sempre in compagnia con i ragazzi di Uredio. Allora, stavo parlando proprio ne approfittiamo, ecco, in un momento in cui il gruppo ha fatto una pausa, in modo tale che almeno si senta anche meglio. Si stava parlando del vostro palinsesto. Sì. Qual è anche un vostro programma di punta? Allora, come ti accennavo prima, uno dei programmi più seguiti, insomma, negli ultimi anni, ecco, si è confermato poi periodicamente, è il programma di musica hip hop rap, che ha una fascia di pubblico molto vasta, e non soltanto nell'area di Siena ma specialmente fuori, grazie al conduttore che è Simone Chiovelli, che insomma uno degli apporti più professionali anche proprio al nostro palinsesto, grande appassionato di musica rap, organizzatore di eventi in questo ambito, e devo dire che ci ha fatto appassionare alla musica rap anche noi, che abbiamo, cioè, diciamo, la radio ha un approccio un pochino più rock, possiamo dire, musicalmente. Okay. Però lui ha la capacità veramente di far amare anche la musica rap, che va un po' capita, ecco.
E quindi questo possiamo dire che sia veramente il programma che va di più, ecco, più ascoltato, più seguito, e anche perché lui fa moltissime interviste, si sposta molto in Italia, segue molti concerti. Ovviamente si parla di rap underground, perché comunque la linea alternativa è quella che domina un po' tutto il palinsesto della nostra radio. Quindi voi comunque cercate anche in qualche modo di bilanciare informazione e intrattenimento. Certo, ovviamente sì, abbiamo anche dei programmi diciamo di intrattenimento, comunque contenitori in cui ci sono rubriche di vario genere, quindi c'è magari il momento un pochino più divertente, ma anche il momento di riflessione o interviste, inchieste. Abbiamo recentemente intervistato Rita Salvatore Borsellino all'interno del programma Studio 54, quindi cerchiamo di muoverci per offrire comunque una programmazione abbastanza varia che possa interessare tutti i livelli, ecco, del tessuto studentesco. Ho capito, ma come vedete i ragazzi? Che tipo di approccio hanno, ecco, nei confronti della vostra radio? Ecco, qua entra l'argomento più dolente, cioè il fatto della nostra sede, cioè nel senso che noi non abbiamo una sede in questo momento, anche se collaboriamo con i due Atenei, la Stranieri e l'Ateneo degli Studi, anche con i giornali e altre realtà locali. Ovviamente nel momento in cui non abbiamo un luogo vero di riconoscimento, ma un paio di case attrezzate o qualche aula disponibile ogni tanto, nel momento in cui ci poniamo con gli studenti, ovviamente la risposta è: ah, ma non avete una sede, ma allora non siete seri. Purtroppo è questo un po' poi l'idea, perché non avendo un punto di riconoscimento, un luogo fisico, sembra magari che poi la proposta non sia valida. Invece non è così, perché siamo stati anche sulla 7 lo scorso anno, cioè abbiamo comunque interessiamo, poi le persone che ci seguono dicono: ah no, aspetta, però questi sono bravi, cioè insomma, ce la fanno, ecco, nonostante le difficoltà, perché spesso sì, volentieri sì. La gente non si rende, i ragazzi comunque da fuori non si rendono conto delle difficoltà che ci sono nel costruire un progetto del genere, anche esatto. Proprio difficoltà quotidiane di tutti i giorni, anche nel trovare uno spazio, perché non spesso le facoltà sono, l'università è così disponibile anche ad aiutare in questo senso. Esatto, quindi appunto sì. Avete avuto diverse problematiche. Abbastanza, però insomma cerchiamo, però speriamo ci siete, nei prossimi ecco. Mesi. Sì, ecco, mancherebbe giusto solo quello. Poi il problema è che magari le proposte arrivano, però sono proposte in qualche modo velate politicamente, quindi bisogna stare attenti anche a non schierarsi troppo. Ora sembra che l'assessorato alle politiche giovanili di Siena ci offra uno spazio neutro. Ci stiamo lavorando, a livello burocratico è lunghissimo, probabilmente peggio dell'università come ente a cui relazionarsi, ci sono trafile molto lunghe, però insomma speriamo entro fine estate di arrivare. Ecco, quindi qualche parte. Progetto per il futuro? Progetti per il futuro, possiamo ecco. Parlare di qualche programma che deve partire. Sì, ci sono dei programmi che abbiamo, diciamo, in mente in programmazione, specialmente uno che dovrebbe partire penso a breve, che si chiamerà We Want Sex, se non voglio. We Want Sex, è un titolo un po'... Bene! Perché diciamo che riprende un famoso film uscito di recente, dovrebbe avere tematiche per lo più... Diciamo, il mondo visto da un punto di vista femminile per l'appunto, quindi dalla musica a quella che è anche un po' la moda, anche vari argomenti, varie situazioni, magari portare anche ospiti in studio che siano donne, che raccontino la loro esperienza, ma senza i soliti cliché, cioè proprio quello che davvero è la vita, che davvero sanno fare, ci portano nella nostra vita le donne. Qualcosa che... di originale, sì. Non sempre i soliti stessi sì. Luoghi comuni. Perfetto. Esatto, questo è uno dei... Bene, allora, facciamo una pausa, mm-hmm. Facciamo un break, mandiamo un pezzo e poi torniamo sempre qui con i ragazzi di Io Radio. Eccoci ritrovati, allora, sempre in compagnia di Io Radio. Bene, sono anche in compagnia però di Giuseppe, ciao. Ciao, già stamattina ci siamo sentiti con la diretta con le due radio ospiti, cioè Uniradio e Radio Zammudi Catania. Perché noi siamo tutti qui nel giardino di veterinaria, inizia a venire anche un bel po' di gente, sì, inizia sì, ad esserci sì, un certo movimento. Ma la nostra curiosità a fine giornata non si placa. Quindi continuiamo a fare delle domande. Risultato anche insomma, un po' antipatici. No. Allora sì, volevamo anche chiedere, voi appunto insomma siete arrivati stamani oggi pomeriggio alle 4 nell'aula magna di medicina c'è stata la prima conferenza sulla sostenibilità, che poi è il tema centrale di questo nostro gruppo. Cosa, insomma, come vi è sembrata? Voi ci siete stati? Sì,
sì, siamo stati alla conferenza e tra l'altro veramente c'è, cioè, gli interventi illuminanti, cioè potrebbe essere un tema talvolta un po' pesante, ecco, però con questo approccio degli interventi di oggi è stato veramente, cioè, comunque illuminante, molto anche ispirante. Insomma, siamo usciti e abbiamo meditato un po' su queste tematiche. Avevamo già 3-4 programmi nuovi in mente, esatto, da lanciare. Esatto, esatto. E noi siamo contenti perché almeno, insomma, si generano anche nuove idee, nuovo movimento, e questo è poi anche l'obiettivo, se vogliamo, anche di giornate e di eventi come questi. E una domanda che riguarda un po' il rapporto della vostra radio, appunto You Radio, con i social network, Facebook e Twitter in, sì, particolar modo, cioè come vi approcciate? Semplicemente lanciando inizi dei programmi oppure avete un tipo di radicamento, insomma, più continuativo nei social network? Ma noi siamo un po' ansiogeni, cioè rompiamo molto le scatole ai nostri ascoltatori e spammiamo, sì, sì, moltissimo anche in chat. Ovviamente ogni tanto, cioè, riceviamo indietro risposte tipo basta, lasciateci in pace, e al che abbiamo fatto un sondaggio, cioè chi vuole il servizio spam e chi non lo vuole. Sì. E sembra giusto. Sì, sì, il risultato è vero. Sono qualche, veramente una decina di persone hanno detto smettetela, no. L'abbiamo inserito in una lista nera, una per blacklist. Cui blacklist. Esatto, e loro non saranno disturbati, però invece altre persone ci hanno detto no, anzi avvisatemi perché c'è anche un po' la pigrizia, cioè di questo gran flusso di cose che scorre. L'utente di Facebook è un po' pigro, quindi vuole avere sempre... è vero. Però è anche bello, cioè noi cerchiamo di portare questo servizio come appunto un servizio, quindi noi avvisiamo quando c'è un programma e lo facciamo sia via Facebook sia via Twitter. Infatti anche oggi per esempio abbiamo twittato tantissimo anche tutta la manifestazione, la diretta anche che avete organizzato, di cui siamo ovviamente orgogliosi di partecipare. E poi lo usiamo anche come mezzo per avere un rapporto diretto con l'ascoltatore, quindi se lanciamo dei sondaggi o comunque delle domande dirette all'ascoltatore, aspettiamo le risposte, per un modo per interagire, comunque per coinvolgere un po'. Alcuni programmi lo usano proprio, cioè, come momento, come rubrica, cioè ora lancio il sondaggio in chat, rispondetemi, e facciamo, a parte i saluti eccetera, però rispondiamo e c'è una sorta di conversazione con gli ascoltatori. Ma un'altra curiosità, la vostra radio si occupa anche di contenuti scritti, cioè il vostro sito ospita dei contenuti scritti che possono essere, non so, recensioni ma anche cronaca di notizie locali, oppure insomma dirottate tutto questo ambito on air? Fai tu. Vabbè, no, diciamo che adesso abbiamo accorpato sia la parte on air, sia il blog nel sito, che in fase di elaborazione lo stiamo rinnovando, e nel quale anche ogni speaker, ogni conduttore scrive quelle che sono, possono essere articoli o anche rubriche interessanti. Per esempio c'è una nostra DJ, nostra speaker, che è stata in America 4 mesi a Boston e ci ha mandato degli articoli molto molto interessanti sulla vita americana e su come si vive, sulle abitudini, sulle stanex, e quindi anche campagna elettorale americana? Quello un po'. Soprattutto sull'alimentazione, che è stata un po' sconvolta, quindi. Va bene, adesso noi facciamo una piccola pausa e ascolteremo qualcosa. Sì, infatti, allora, adesso noi vi salutiamo perché appunto ci sono anche altre radio, dobbiamo sentire anche altri ragazzi, mandiamo un pezzo musicale. Nel frattempo sentiamo sempre in sottofondo i vari gruppi che stanno salendo sul palco per fare le loro prove, perché il concerto sta per iniziare. Ricordiamo a tutti i vari ascoltatori che sono ancora a casa, semmai si stanno preparando, bene, è arrivato il momento di iniziare a venire, uscite di casa perché il concerto sta per iniziare. Mandiamo innanzitutto vi salutiamo. Vogliamo fare un saluto, voglio ringraziarvi perché è un'occasione per noi di confrontarci con altre radio e di crescere, e poi volevamo anche ringraziare chi ci sostiene anche a Siena, come per esempio Siena News e il Corriere di Siena. Ricordiamo il nostro sito internet che è uradio.org, quindi ancora un po' in fase di costruzione, però c'è quello che serve, c'è lo stream, quindi potete ascoltarci da lì. Perfetto, quindi. Noi siamo tanto contenti di avervi qui a Pisa per questi 3 giorni. Mandiamo un pezzo e a tra poco. E salve a tutti,
Siamo sempre qui nel gabbiotto di Radio Eco, le voci sono cambiate, prima di noi c'erano Francesca e Elisa del Cinghiale Trascendentale che salutiamo e loro sono andate a casa perché stiamo facendo un po' una maratona, ci stiamo dando il cambio. Adesso ci siamo io che sono Alessandra e con me c'è Fabrizio. Ciao a tutti, siamo pronti? Siamo carichi! Bene, siamo in compagnia di Francesco Tarantino e Martina di Uradio, la web radio universitaria della città di Siena. Esatto. Noi ci siamo già conosciuti, sì, abbiamo avuto modo già di chiacchierare, mi sembra la prima sera, prima del concerto del Pan del Diavolo, e adesso insomma il Fru sta quasi per finire, si sta quasi per concludere questa esperienza. Siamo in fermento prima del Radio Eco Spring Party, che è la serata, comunque sarà la serata di chiusura di questo festival, una serata molto molto interessante, anche perché ci sarà un DJ set organizzato da M2O, quindi con, ricordiamo, René La Bulgara e Chiara Lobioni. Esatto, bomba. Carriera. Bene, bene. E allora parliamo un pochettino anche della, insomma, ritorniamo a parlare un po' della vostra radio. Voi avete una situazione un po' particolare, ecco, se non mi sbaglio. Sì, noi purtroppo abbiamo una situazione un po' particolare, ce lo teniamo anche a ripetere, perché purtroppo, a differenza di tante altre radio che si possono appoggiare su università, noi, ecco, siamo la radio proprio solo degli studenti, quindi noi ci siamo un po' fatti da noi. Guarda, ti dico, abbiamo iniziato, eravamo quattro e iniziavamo tutti con lo stesso computer nella stessa casa, è stato veramente duro all'inizio, poi ci siamo allargati, insomma, però purtroppo ancora non abbiamo una sede, guarda, non abbiamo nemmeno un ufficio dove poter fare un minimo di staff meeting, no? Sai, tanto per così. Certo, lo sappiamo che comunque è un bel problema, ecco, non avere una sede, perché noi comunque pensa che le riunioni le facciamo al pub. E poi ci sono tutti in birra. Carino, eh? Sì, è bello come posto. Almeno, in allegria. Vorrei sottolineare che quando non siamo al pub, siamo a casa mia, che è una cosa diventata... A bere sempre birra. Ogni tanto. E almeno, insomma, si tirano i capelli, diciamo che il punto iniziale della serata è che pizza volete. Poi si sente il punto 2, ok, parliamo della radio. Quindi l'ordine del giorno è pizza, bibita e radio. Sì, esatto. Ovviamente. Però comunque ci stiamo abbastanza muovendo. Siamo in trattativa, quindi speriamo di aver presto una sede con almeno per poterci almeno ritrovare, vedere, anche sai cosa, quando magari la gente vuole venire a sapere della radio, ci vuole incontrare, dove? Al bar? No, non è molto, facciamo tanta figura, perché facciamo tante anche belle interviste, quindi guarda, io trasmetto dalla mia stanza e alle volte mia madre... L'immagine però è carina, ma per tutti, è poetica in qualche modo. Sì, però io negli ultimi tempi sono tornata a vivere a casa e quindi mia madre ogni tanto entra e mi piega le mutande sul letto. Mentre io Succede anche peggio, di solito a me suonano al campanello e sono sempre bastardi di sotto che lo sanno. A nessuno invece si sente lo sciacquone. No, quello è più lontano, però arriveremo anche a quello. Ho avuto un ragazzo molto divertente durante un'intervista, un amico che canta giù in Sicilia, perché io sì, sono universitario di Siena, ma sono di radice sicula. Non l'avevo mai detto. No, guarda, non si sente l'accento. Partiamo da questo presupposto. Vabbè, non tanto. Vabbè. E c'è questo amico mio che è pronto, sei in diretta, e lui, pa, tiro vedo lo sciacquone, bellissimo. Ogni tanto un po' di trash ci vuole. Avete dei rumori di sottofondo un po', in qualche modo vi caratterizzano. Sì, no, sì, però ci vogliono bene anche per questo, dai. Ma assolutamente. Io li chiamo stalker, i miei ascoltatori. Però vabbè. Che tipo di studente vi ascolta? Avete più o meno allora, facoltà, non so. Abbiamo iniziato ovviamente con amici. Quindi gli amici parlavano con gli amici, ok? Poi piano piano, dopo un po' di mesi, ci siamo accorti che erano persone fuori da Siena, fuori dalla Toscana, che vi ascoltavano, che ci ascoltano, che magari, perché prima noi eravamo su una piattaforma, su Spreaker, e Spreaker appunto è nazionale, e alle radio più importanti della settimana, no, arriva una specie di notifica, e quindi mi sono accorta che mi ascoltavano ragazzi di Roma, che non avevano niente a che fare con me, né con i miei amici, né con la mia università. Però tanti studenti, ma non solo, ecco, perché poi tramite gli argomenti del programma arrivano persone che sono interessate solo
a quel genere lì, quindi anche certo. Ragazzi che non sono più studenti, insomma, quindi bene, allora direi che possiamo mandare un pezzo, va bene, se Fabrizio è d'accordo, e dopo semmai torniamo parlando dei vostri programmi. Va bene, bene. Mandiamo... cosa mandiamo? YouTube One. Eccoci di nuovo qui. Allora, innanzitutto ricordiamo il vostro indirizzo. Molto semplice, ci siamo fatti un sito recentemente, anzi stiamo aggiornando continuamente, il sito è www.uradio.org, come la radio, non si può sbagliare, uradio.org, in quanto ricordiamo siamo anche un'associazione culturale, che è la cosa basilare, è la base, certo. Giustamente. E, niente, dicevamo prima... Parliamo un po' dei vostri palinsesti, come siete organizzati, quali sono i vostri programmi di punta o comunque i vostri programmi in generale. Bene, bene. Allora, noi abbiamo un palinsesto estremamente ampio. In 25 persone riusciamo a fare quasi 18 trasmissioni, quindi riusciamo a coprire 2 trasmissioni al giorno, più o meno. Più le varie cose, vari podcast minion, diciamo, che vanno a giro, quindi riusciamo ad aumentare leggermente di più la nostra offerta. Quindi noi abbiamo 2 programmi al giorno esclusivamente in diretta, e poi riusciamo a cioè la base è la condivisione di informazioni. E non solo, c'è chi, come per esempio la nostra Martina, che condivide informazioni al mondo nerd, se mi passi il termine. Spiegaci un po' col tuo programma, perché molto allora, il mio programma... Mi sto innamorando. Grazie, mi hai capito l'amore. Allora, il mio programma si chiama Punto Nerd e va in onda il mercoledì, a regola intorno alle 9:30, ma da orari da stabilire perché sono appena tornata dall'America, quindi sono un attimino fuori fase. Comunque il mercoledì, okay. Sicuramente. Allora, un programma che era iniziato un po' per scommessa, perché il nostro caporedattore ai tempi, 2 anni fa, cercava una ragazza che gli piacessero i fumetti. E casualmente gli ho fatto, a me piacciono i fumetti, allora questo è il programma, fallo te. D'accordo. E allora, niente, l'ho creato praticamente io, da sola, e quindi do un sacco di notizie sul mondo dei fumetti, dei film, fantasy, e quindi cerco di dare una prospettiva molto ampia, giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi dal vivo, perché sono dentro questo mondo, quindi conosco le persone che... e non sono la classica... Game of Thrones, sicuramente. Ovviamente, ho tutti i libri, anche in inglese. Posso spostare. No, ti dirò di più, ti piacciono gli X-Men? Io colleziono ma Marvel, l'hai visto? X-Men, vabbè, però è pieno di inesattezze. Però io ero a New York e ho visto Jane, ho visto la Fenice che passava, l'attrice. Ah, quindi è ancora viva allora. Sì. No, da questo vedi, ecco, poi tra i nerd purtroppo sono le piccolette parlare. Tra queste cose favolose. No, però in realtà è un programma molto simpatico, perché cerco di aggiungere tante gag, tante cose... Curiosità. Anche perché sono curiosità. Sì, poi non tutti sanno che comunque la Toscana è abbastanza viva da questo punto di vista, ci sono tante associazioni, io cerco sempre di andare a vedere sui loro siti gli eventi, cose, insomma, per poter partecipare, e sì, ovviamente i miei ascoltatori sono un po' gli addetti al mestiere, non tutti, però insomma io vi consiglio perché sono divertente. Io sicuramente me lo ascolterò. Ormai un ascoltatore in più. Però io, diciamo, uno di quei programmi un po' di nicchia culturali, che sicuramente non è il programma di punta, però lo curo tantissimo, certo. Siamo molto affezionati. Ragazzi, lo so, fa caldo. Facciamo un complimento ai ragazzi di Radio Eco che hanno organizzato un fantastico flu. Complimenti per il cambiotto che mi insonorizzato. Poi ragazzi, fa un caldo. Hai fatto delle puntate a giugno. Ovviamente. Penso a luglio. Cioè. È un po' complicato, purtroppo sì, le temperature sono parecchio alte qui dentro, però ci stiamo un po' anche preparando per la serata, ma vogliamo anche sentire il programma di Francesco. Allora, il mio programma si chiama Studio 54, non so se conoscete Studio 54, la discoteca di New York. Sì. Ecco,
Io ho preso, mi piace prendere l'idea di Studio 54, che è il massimo della condivisione. Ma era stata chiusa? È una storia molto lunga, praticamente Studio 54 fu... Seguiamo Metti Ormale. Bravo. grandissimo Barney, come tornando al nerdismo, eccetera, eccetera. Quindi... Studio 54 era semplicemente la discoteca dove si è inventato il butto fuori e buffa dentro, per rendere un po' l'idea, e la discoteca di riferimento di Velvet Underground, per esempio. Sì, vabbè, era molto tutti, era tutti. Molto legato a al non mi viene il nome, calma Andy Warhol, no, non poteva non venirmi. Famosissima fu quando Le Chic, la conoscete la famosa canzone di Le Chic? Freak Out, sì. The Freaks, The Chic. Perché? Perché loro furono buttati fuori, cioè quella canzone fu dedicata a Studio 54 perché non ne erano stati fatti entrare. Ma lì Freak Out, infatti, è proprio buttato fuori. Si sente dentro, so che ci sono, vabbè, tutti gli autografi, sì, penso, sì, quasi tutti i personaggi. Penso non esiste più, perché ormai è stata chiusa nel 79 perché avevamo seri problemi con la droga. Però era il massimo della libertà. Ecco, tornando al discorso mio radiofonico, perché su Studio 54? Perché... Io mi piace definirmi il programma più generalista di Uredio, perché magari abbiamo tanti programmi di nicchia, per esempio abbiamo il nostro Simone Tinca che fa Punchliners, che è un programma incentrato al rap e hip hop italiano, poi abbiamo la nostra Valentina che fa un programma sull'indie rock, la nostra Martina che già abbiamo sentito, che fa comunque un qualcosa che si può definire di nicchia. E io sono invece... la parte generalista ci vuole un radio, e posso far passarti la cosa più clamorosa è il poter passare, grazie a questa libertà ovviamente, poter passare da un argomento all'altro tra una puntata e l'altra. Esempio lampante, abbiamo avuto la fortuna, io personalmente ho avuto la fortuna di poter intervistare Rita e Salvatore Borsellino in memoria di Paolo, e da siciliano è stata una cosa importante per me, perché ovviamente non ricordiamolo, diciamo sempre no alle mafie, e l'importante è parlare. Guarda, hai davanti uno che conduce un programma sulla mafia. Quindi, stavo dare la mano, guarda, io ho avuto la fortuna di poter intervistare Rita e Salvatore Borsellino, in memoria del fratello Paolo, che è brutalmente ucciso ovviamente, vi posso dire che noi si è fatto la puntata seria. Poi la puntata dopo... abbiamo intervistato i Nirchiop, che sono i ragazzi di Taranto che fanno un video su YouTube. Sono di Taranto. Quindi da questo vi posso far capire come io posso passare da una cosa seria, interessante, bellissima, a una cosa comunque interessante ma molto più leggera. Perché? Perché siamo il massimo della libertà, e perché alla fine... essendo comunque il mazzo della libertà, noi il nostro punto più importante è interagire con il pubblico, e quindi io utilizzo tantissimo chat, ecco, Facebook, quando vai tutto. In onda? Quindi ricordiamo... giovedì dalle 21.30 alle 23, sempre solo su radio.org. Va bene, bene, iniziamo, mandiamo una canzoncina in ebraino di Folco, ed eccoci con la nostra maratona, ormai sta diventando una maratona. E salutiamo i nostri amici. I ospiti, vi ricordiamo Uredio. Quindi adesso mandiamo un'altra canzone, perché abbiamo pronti per voi i ragazzi di Radio Revolution. E questa è Mannarino, scettate, vai.